Davide, scegli la 1 o la 2? Benvenuti in questo nuovo video di Davide e Nico. Sono qui con Giulia e oggi faremo una challenge. Che challenge? Non mi hai parlato di challenge. Oggi facciamo una challenge. Allora, devi... che challenge facciamo? Apriamo le bustine oggi. Dai, scegli che la challenge? 1 o la 2? Chi trova... Allora, quella che scegli tu e poi quella che scelgo io. Cioè, quella che rimane, che non hai scelto. Ok, sì. Chi trova di meglio? Di meglio ha vinto. E chi, la penitenza qual è? Ti tiro i peli. Ma come? Comunque, niente, fa vedere gli ar... Ma perché? Cos'è? Perché? Perché è la macchina che si agita, capito? Allora, boh. Fai vedere gli artwork. Tu quale vuoi aprire? Gli artwork. Cioè, allora, io... Celebi e Pikachu. Tu secondo me vuoi Celebi? No, ma io te lo faccio scegliere a caso. Ah. Adesso io faccio così. Perfetto, vai. Di mischio, anzi, dietro la schiena che è così. Perfetto. Bene, sei pronto? Sono prontissimo. Vai. Io voglio questo. Vai. Celebi ho preso. Sì. Che io appoggerò qui. Pikachu. E tu, Pikachu. Quindi parti. Parto io. Apri pure, sbusta. Vado e... in modo... Oh, guarda come si apre bene. Perfetto. Sai, la sai la storia di Giral? 1, 2, 3, 4? Sì, okay. Sì, l'abbiamo già fatta assieme. Perfetto. Vai. Per chi mi hai preso? Devo far vedere il codice? Ma sì, fallo vedere. Se... Non, so, non ho ancora capito se questi codici qualcuno li usa o no. Comunque facciamolo vedere. Ok. Vai. Allora. Tieni, passa pure 1, così vediamo. 1, 2, 3. 4. 4. 1, 2. No, aspetta. Non mi 4, ricordo più. 1, 2. 1, 2. Così. Ok. E adesso lo giri. E l'altro sotto. Copri tutto, giri. Dovrei aver fatto giusto. Non, ok. Speriamo. Non so da di qua, non sì, so. Allora, se... io dico che secondo me vinco io. Perfetto. Vai. Perché? Perché dici così? Perché me lo sento. Te lo senti, vai. È il sesto senso femminile. Io forse sto vedendo lo sberluccichio da... Oddio santo, come c'è? Vai. Sto male, vai. Allora, nomi? Ciò, Cloboputz. Cottony. Sì, con un assenso. Wilmer. Drillbug. Vai. Wishmore. C'è cioè riflesso, ok. Energia psico. No, ma cosa hai trovato? Stadio di Golwick. Questa qua no, non è. Questa. Galvantula. Vai pianissimo. Allora, questa è la reverse. Quella dietro falla vedere pianissimo perché secondo me è una bomba. Oddio santo, cos'è? Bonobo! Ma cos'è? Cioè ragazzi, io lo sapevo. Cos'è? Orbito? Ho vinto già a mani basse. Direi di sì, ma è una fuoriserie questa roba qua? Sì, 186 su 185. No vabbè, ma è illegale. Assurda, ma se io adesso devo aprire la bustina, con che coraggio apro la bustina io? Scusa, fammi capire. Io te l'ho detto che avresti perso, Davide. Non si può mai vincere contro di me. Mamma mia, vabbè, fammi aprire la bustina, tieni qua. Vai, adesso ti filmo io un attimo, sì. Facciamo il cambio. Vai. Allora. Bustina, ma perché devi fare così che mi scoppia? Guardate che qua c'ha un brufolo. Sì, ecco, non farla vedere questa cosa, ma comunque bustina di Serbi. Copertina del video, non è vero, ci metterò te nella copertina. No, così impari, vai. Apriamo la bustina, ma comunque, cioè, oddio, sono contento di perdere, perché comunque hai trovato una carta incredibile. Codicino per voi, ragazzi. Bustina, la appoggiamo qui. Via, è caduta. Codicino, l'ho già fatto vedere, mettiamolo qui. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, giusto? Ok. E voilà, allora. Abbiamo Cottony Psico, che non ha senso, Joltik, Chatot, Charmander, bellissimo. Così. Carino. Pucciena, Energia Rotta, Mightyena, Vista Telescopica, Charmeleon, molto simpio anche lui, Fossinia Distractis, Reverse, okay. E l'ultimo, è morto Cottony, e l'ultima, ma vedo del giallo, quindi... Garbodor non Olu. Che schifo. Cioè qua io ho vinto proprio a mani basse. Mani bassissime, quindi ho perso. Quindi adesso ti tiro i peli. Scusa, io... Fa vedere. Dai, no, ma perché devi fare così? Aia, ragazzi, ci vediamo in aiuto in un prossimo video. Wow, ragazzi, eccoci qua. Sono rientrato a casa, era da una vita che non vedevo Giulia, è stato davvero piacevole. E sono stato battuto, come al solito, con le carte. Ha trovato veramente una bomba, una carta molto valida. O almeno, non so se sia tanto valida e tanto utilizzata all'interno del gioco di carte, eccetera, eccetera. Però,
sicuramente rispetto a me ha trovato molto di meglio. Allora, adesso ragazzi, visto che sapete già cosa farò in questo video, il titolo del video è già abbastanza esplicativo, accendiamo il gioco, ma un secondo, lo appoggio un attimo perché voglio farvi vedere una cosettina, ragazzi. Allora, intanto volevo ringraziare il caro Mitia che mi ha inviato un regalino per Natale, una cosa molto piccolina però molto simpatica, ve la faccio vedere se coprendo indirizzi eccetera, un piccolo pensiero per un grande youtuber. Buon Natale Davide da Mitia, grandissimo, io ti ringrazio intanto per questo bigliettino e questo regalino che ho già piazzato qua, ragazzi, eccolo qui. Tac, ve lo faccio vedere al volo, mi ha inviato una statuina di Meltan, piccolina, tenera, top, apprezzo veramente tanto il pensiero, adesso andrà a finire qui e poi vedrò se aprirlo. Mi dispiace un po' aprire queste cosettine perché sono veramente belle, anche confezionate, ci stanno, per adesso lo piazziamo qui perché, come mi ha detto lui, Mitia ha detto che non vuole né ringraziamenti né nulla, ma io lo ringrazio comunque e se lo vedrà appunto nelle varie live eccetera là dietro sarà già contento. Quindi Mitia, carissimo, io ti ringrazio, non dovevi, è stato davvero un pensierino gentilissimo che ho apprezzato, grazie davvero. Comunque, a parte la parte sentimentale di questo video, torniamo al gioco, perché andiamo ad aprirlo, eccoci qua. Perché oggi, ragazzi, finalmente, intanto sembra il Community Day di Soak, incredibile, ce ne sono veramente un botto. Facciamo un check su Idol, anche se non ci serve lo shiny, e andiamo subito al sodo con questo video, perché, oltre a farvi vedere le ultime catture, ho controllato anche se ci sono raid nella zona, perché, ragazzi, c'è Registeel questo weekend, un altro Soak, ma quanti sono? Incredibile. Tra l'altro sta driftando il GPS, quindi arrivo a prendere anche il Pokéstop là dietro, incredibile. Per una volta, di solito è molto preciso, ho una missione di spinta, che dovrò fare, ma cos'è? Weedle e Soak ci sono in giro e basta, vabbè ragazzi, mi sto distraendo già troppo. Vi faccio vedere quello che ho trovato di recente appunto, tra l'altro ho catturato anche Noibat prima, che non è molto forte, ma comunque mi mancava ancora, l'ho registrato nel Pokédex. Ho finito la missione per Celebi Shiny, avrei voluto ragazzi registrare fuori in un bosco, ho visto anche un video di Trainer Tips, youtuber americano che porta Pokémon Go, penso sia il top, lui veramente bravissimo, e l'ho fatto nel bosco già dalla intro, mi è piaciuto tantissimo, volevo fare anche io una cosa del genere, lo ammetto, anche se mi direte che sono un birbantello e volevo copiare, ma fuori qua piovigina, c'è brutto tempo, fa schifo e non ha senso stare a registrare fuori, ma volevo catturare, ho foga, volevo catturare il Celebi Shiny garantito. E quindi andiamo a catturarlo, vi faccio vedere che ho trovato PG Shiny l'altro giorno, comodo comodo qui da me in paese, un Wubat che ho trovato subito dopo lo spacchettamento con Giulia praticamente, e cosa ho trovato? Beh, i Pikachu ve li avevo già fatti vedere in altri video, ne ho ben due e basta. Quindi, bando alle ciance, ora andremo a catturare Celebi Shiny, cercando anche di stringere un po' perché sto aspettando un invito a un Registeel cercando lo Shiny, non so se lo farò in questo video, magari vi metterò su Instagram poi i vari check su Registeel eccetera se riesco a trovare lo Shiny magari. Comunque, bando alle ciance, una cromatica distrazione, vai, 5 revitalizzanti max, che tra l'altro ragazzi adesso sto facendo così e la missione è fatta, ok, però quanto ci abbiamo messo a trovare le mongolfiere di Jesse e James? A me non saltavano fuori, in una settimana me ne è uscita una sola e poi la seconda fortunatamente è uscita e dopo ne sono uscite tipo 18 di fila ovviamente, però ci ho messo tipo 5 giorni a completarla perché non mi usciva la seconda mongolfiera e molti di voi mi hanno detto la stessa cosa. Poi vabbè che c'è anche la giornata dove escono tante mongolfiere di Jesse James, quindi si riuscirà a completare in ogni caso questa missione, però davvero abbiamo fatto fatica per il motivo che vi ho detto. Non usciva sta cavolo di mongolfiera di Jesse James. Vabbè, bando alle ciance, lo ripeto ancora una volta, andiamo a cercare i Pokémon. Utut, che non ci serve assolutamente a nulla, lo catturiamo con il trick sperando che stia dentro. E altra missione, Whimsicott, carino, simpatico, tac. Vediamo se sta dentro, se era interrotta, chi se ne frega. Ragazzi, dovrei aver fatto tutto, dovrei averli catturati, ricontrolliamo prima di fare dei danni, ok? Li valuto anche perché si sa mai che
Sì, in mezzo a qualcosa di interessante. 12-15-15 e 10-10-15. Quindi niente di che, va bene così. Tanto non erano Pokémon troppo interessanti che mi servivano a qualcosa. Quindi, ragazzi, mi spiace, lo ripeto, registrare questo video in casa. Volevo fare qualcosa con un bosco, eccetera, ma il tempo, il meteo non è favorevole. E niente, quindi catturiamo il Celebi Shiny, vediamo cosa salta fuori a livello di EV. Spero di trovare qualcosa di forte, perché lo potenzierei a balla, proprio sarei carichissimo, ma non si sa. Ho sentito alcuni che l'hanno trovato forte, altri scarso, altri un po' così. Vediamo cosa troverò io, ragazzi. 1, 2, rivendica ricompensa, vai. Polvere di stelle, esperienza. È apparso un Pokémon insolito. Ora, non so, visto che sono al 3 di 4, non so se è questo Celebi, ragazzi, o il prossimo step. Stiamo a vedere. Op. Infatti c'è un bellissimo Vibrava che non vibra per nulla. Cioè, vibra, ma non vibra perché mi aspettavo Celebi. E non l'ho trovato ancora. Ora, riapriamo. Eccoci qua. Tornano Jesse e James. Ciao Davide Nico, siamo davvero stati battuti da un membro della banda dei Bambocci, chi l'avrebbe mai detto, ora senti il capo, eh? Bla 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 ragazzi, guarda dietro di te, non c'è nessuno. Eccoci qua, ci siamo, una cromatica distrazione, 4 di 4, abbiamo altri due check, altri due Pokémon da cliccare, che non so cosa sono, questo è ancora Vibrava, che adesso catturiamo, spero di riuscire a catturarlo senza troppi sbatti, dai, con la Ultra Ball. Serie interrotta, chissà quando riuscirò a fare lo spin da ragazzi, intanto non sta dentro, ma mai nella vita, proviamo così, facendo anche un tiro decente magari, ottimo tiro, vediamo un po', scusate se vi sto annoiando, cerco di andare un po' spedito ragazzi, ma se non stanno dentro i Pokémon è un casino, boh, catturato, velocissimi, allora, 500 punti esperienza, un altro Pokémon che non so cosa sia, un Oddish, ok. Catturiamolo anche lui con la Ultra Ball super in fretta, cercano di fare ottimo. Questo dovrebbe essere stato dentro, vediamo. Altro check, se si carica, Fungus, ok. Tutti i Pokémon bene o male tipo erba, almeno parecchi. Cerchiamo di catturare anche lui, chi se ne frega della... Dai, Fungus, quante volte devo tirare, su. L'ho preso, non l'ho preso, sì, dovrei averli catturati. Li valutiamo, ci sto mettendo troppo tempo, ciao preferiti, ci sto mettendo troppo tempo e vi chiedo scusa. Allora, Fungus scarso, Oddi scarso e Vibrava anche. Quindi, anzi, fatemi ricontrollare il box, c'ho lo spazio perché si sa mai. Rivendica ricompensa, vai, adesso ci siamo davvero. 500 polvere di stelle, esperienza, devi essere in modalità R per catturare questo Pokémon. Dove cavolo mi metto? Mi metterò qui. In questo angolo che si vede il microfono e tutto, ragazzi, che schifo. Pensavo di fare qualcosa di meglio, ma purtroppo, ragazzi, va così. Allora, cosa devo fare? Ah, mi indica lui dov'è, perfetto. No, dov'è? Eccolo qua. Il nostro Celebi Shiny, ragazzi, eccolo qui. Dove va? Sparito. Vai, vediamo se riesco a colpirlo. Davvero un peccato fare tutta sta cosa dentro casa con sto sfondo brutto, però ragazzi, lo ripeto, fuori c'è un tempo orribile, ma che bello è Celebi Shiny, dov'è? È ancora qui, eccolo, vediamo se riesco a colpirlo ancora una volta. Se è come con gli altri misteriosi, ragazzi, dovrebbe stare dentro alla terza ball. Quindi, vediamo, sì, alla seconda è uscito ancora. Vediamo adesso di catturarlo, magari facendo un bel tiro simpatico ad effetto. Eccolo qua. Dovrebbe stare dentro, ragazzi, mi rimetto in posizione comoda. 1, 2 e 3. Catturato Celebi Shiny, ragazzi. Finalmente preso dopo una missione molto, abbastanza, diciamo, incasinata, perché non usciva la mongolfiera. Ho già 250 caramelle. 1365, non mi ricordo più i PL, io ho paura a fare valutazione. Il tuo Celebi è un po' piccolo per la tua specie, vediamo. Infatti è scarsissimo. Ragazzi, che dire, purtroppo è così. 11, 13, 14, poteva andare peggio? Sì, potevo trovare 10, 10, 10 o cose del genere, però... Anche questo rimarrà qui da collezione e nient'altro, ragazzi. Troppo bello, ma troppo
scarsino, ecco. Bello da collezione, ma nient'altro, ragazzi. Un vero peccato. Ci sono davvero rimasto male. Comunque, niente, concludiamo questo video. Non so, no, la missione di spinna non la faccio mai nella vita. Sto per ricevere, tra l'altro, l'invito di Registeel, ma lo metterò in un altro video. Facciamo così. Ci sono rimasto troppo male per questo Celebi, ragazzi. Io vi saluto in questo modo, ditemi nei commenti se avete già catturato Celebi Shiny, ma molti di voi me lo hanno già mandato su Instagram, e ditemi almeno se lo avete trovato più forte di me. Spero vi sia andata meglio, ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video, un saluto da Davide Nico, like, iscrivetevi, ma solo se ne avete voglia. Ciao!